detto che avevo ritrattato. Che cosa ho ritrattato? La verità su Ustica. Ma io non ho mai detto che stavo dando la verità su Ustica. Io ho scritto, lo ha poi trascritto Simonetta Fiori, che adottavo, portavo avanti l'ipotesi più fortemente ritenuta credibile, più o meno, tra quelle che sono state formulate, specificando che io non avevo alcuna verità da offrire e che il mio scopo oggi era quello di provocare, se possibile, un avvicinamento alla verità. In questo ambito non ho detto a Macron di chiedere scusa, ma che sono scemo, ma per così improvvisamente arriva un italiano che dice: tu Macron devi chiedere scusa, perché? Devi chiedere scusa. Cioè, sembra che io abbia scritto una cosa del genere. Basta leggere l'intervista e c'è scritto che chiedo a Macron di occuparsi della cosa. Se dimostra che è infondata, è la cosa migliore. Se risulta fondata, deve chiedere scusa. Punto. Non mi importa assolutamente nulla della sede politica di oggi, né dell'uno né dell'altro. La ragione, ci crediate o no, è che una persona di 85 anni comincia a ragionare avendo in mente qualcosa di diverso da ciò che quotidianamente affligge i giornalisti che si occupano di cronaca politica. Comincia a pensare che davanti ha poco tempo. Comincia a chiedersi se c'è qualcosa di utile che può ancora fare, se c'è qualcosa di incompiuto che può provare a completare. Qui mi è arrivata la richiesta di Repubblica di parlare di Ustica. Mi stava dentro. Avevo avuto contatti recenti con il Comitato delle Famiglie, con Daria Bonfietti in particolare. Avevo cominciato a pensare che questa ricerca a cui queste famiglie non rinunciano sta per arrivare a un tempo in cui diventa irrealizzabile, perché si muore.